Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Come avete letto dal titolo e come potete immaginare da questa scatola che ho in mano, oggi andremo a vedere come installare un kit LED dell'LT-Pug acquistato su Amazon. Pertanto vi lascio sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. Sono le stesse che avevo montato a suo tempo sulla grande punto. Non so se ve lo ricordate, se avete visto il video, tanto nel caso ve lo lascio qui in alto per poterlo vedere. Niente, queste lampade oggi le andrò a montare su una Hyundai Matrix Turbo Diesel 1500 di cilindrata del 2004. Adesso basta le chiacchiere e mettiamoci subito all'opera. Vai. Allora, come prima cosa andiamo a aprire il cofano motore. Tac. Mettiamo l'asticella. Visto che è scomodo, andrò a togliere la batteria. Quindi alziamo questo e iniziamo a svitare i due poli. Bussolotto da 12 e andiamo a svitare e togliamo la piastrina metallica. Una volta fatto ciò, andiamo ad alzare la batteria e la sfiliamo. Perfetto, adesso entriamo meglio dietro il faro dove dobbiamo lavorare. Quindi, come prima cosa, sfiliamo il connettore. Perfetto. Poi andiamo a togliere il tappo e qui troviamo la nostra lampada. Sfiliamo facendo muovere questa levetta in questo modo. Non so se riuscite a vedere bene, forse la luce dà noia. Questa levetta qui, vedete? La tolgo dalla sua sede. Faccio uscire, la alzo. Alzo tutta questa levettina e sfilo la lampada, semplice e indolore. Queste sono le lampade che avevo intenzione di mettere. Sono lampade a LED acquistate su Amazon. Poi, tanto come sempre, sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per l'acquisto. Sono sempre H4 e sono fatte in questo modo. Vedete? Lampada, centralina e connettore. Molto semplici. Perfetto, andiamo ad installarle. Adesso facciamo prima una prova, colleghiamo il connettore all'interno del connettore che esce dall'auto, così, ecco fatto, non l'ho messo tutto dentro, l'ho solo incastrato, tanto bisogna fare una prova. Ecco fatto, lascio la lampada qui appoggiata, adesso vado ad accendere il faro e vediamo se funzionano. Naturalmente vado a riappoggiare la batteria, appoggiamo il polo positivo e appoggiamo anche il negativo. Adesso proviamo a fare l'accensione. Quindi inseriamo la chiave, giriamo il quadro, accendiamo fari e andiamo a vedere se funziona. Perfetto, funzionare funziona, proviamo anche l'abbagliante. Funziona anche l'abbagliante, meraviglioso. Non so se riuscite a sentire il rumorino della ventola. Quindi alziamo la levetta, andiamo a mettere la lampadina all'interno. Abbassiamo la levettina. Andiamo ad incastrarla nella sua sede, perfetto. Vedete? La lampadina è incastrata. Adesso facciamo passare il tappo, perché in alcune autovetture si può mettere la centralina, questa qui, all'interno. Qui, non essendoci lo spazio, perché ci va direttamente il tappo sopra così, andremo a far passare il cavo e la centralina dentro al foro qui, e poi lasceremo la centralina all'esterno, tanto comunque ci può stare all'esterno. Quindi facciamo passare il cavetto all'interno del foro del tappo. Perfetto, facciamo passare anche la centralina. Allora amici, come vi dicevo, la lampada la incastriamo nella sua sede, per forza. Questo è il tappo che va a chiudere il tutto, quindi qui non c'è spazio poi per poter mettere la centralina e il cavo rimarrà fuori. Rimanendo fuori non è un problema, andiamo a collegare il connettore con quello che esce dall'autovettura, fissiamo una fascetta da qualche parte e lo lasciamo esterno. Il problema è che qui rimane il tappo con il foro aperto, quindi qui bisogna chiudere, bisogna sigillare. Ho pensato di mettere un tappo tipo questo qui, della Coca-Cola,
come si dice alle mie parti, con l'annuccia corta corta corta, perché è anche più profondo e quindi va a prendere tutte le tacchettine della gomma. Ora io ho fatto la modifica con un altro tappo, giusto per farvi vedere. Vedete, l'ho modificato in questo modo. Inseriamo il cavo e poi facciamo così. Incastriamo sopra. Tac. Questo non casca. A muoversi non si muove più. Però noi andremo a mettere del silicone, il nastro isolante, sigilliamo il tutto e il cavo, vedete com'è? Rimane in questo modo. Una volta sigillato il tutto, siliconato, l'acqua non entrerà. E come vi dicevo prima, naturalmente è una cosa provvisoria, poi ordinerò dei tappi più profondi perché ho visto un po' di spazio c'è, poi la gomma comunque è morbida, anche se dovesse essere troppo profondo il tappo che andrò a prendere, lo schiaccerò un po'. E acquistando dei tappi più profondi ci sarà anche lo spazio per poter mettere tutto all'interno. Tanto su Amazon li vendono, vi lascerò semmai sotto in descrizione qualche esempio di questi tappi. E niente, mettiamoci all'opera. Allora amici, ho trovato un'altra soluzione. Ho messo il tappo della bottiglia, un tappo di una bottiglia normale da mezzo litro, all'interno del tappo, scusate il gioco di parole, comunque il tappo all'interno del tappo del faro. Vedete? Adesso lo sistemo un po' meglio. Naturalmente ho fatto sempre il foro per far passare il cavo e di qua è in questo modo, vedete? Ora lo sistemo al meglio e poi andrò a mettere tutto attorno attorno la colla a caldo nera. Naturalmente è una cosa provvisoria, poi andrò a mettere tappi in gomma nuovi più profondi che ho trovato già su Amazon. Però siccome la macchina stasera mi serve, devo andare a fare un viaggetto di sera, quindi ho optato per questa opzione qui. Mi sembra una buona soluzione. Una volta messa la colla a caldo sia all'esterno che all'interno, il tappo non si muoverà assolutamente. Questo ve lo posso garantire. Vedete, intanto ho già messo un po' di colla a caldo, colore nero, perché quella bianca trasparente non mi piace. Nera è più bellina, anche se poi rimarrà all'interno. E adesso andrò a metterne un po' anche di qua. Ed ecco qua, amici, il lavoro finito. Vi ho dato anche un po' di vernice spray siliconica. Questa è la centralina, il connettore esterno. E qui l'acqua, state tranquilli che non entrerà. Torno torno c'è tutta la colla a caldo nera e poi vernice spray siliconica. E all'interno è così. Perfetto, il cavo scorre perché la cosa importante è non bloccare il cavo, quindi non far andare la colla intorno al cavo. Infatti intorno al cavo ci ho messo un po' più di spray siliconico, però non la colla a caldo, se no mi bloccava il cavo, perché il cavo deve comunque scorrere per regolare la giusta distanza quando andiamo a mettere la lampadina all'interno. Niente, sono abbastanza soddisfatto del lavoro. Naturalmente è tutta una cosa provvisoria perché poi andrò a mettere i tappi quelli maggiorati. Però se uno, che ne so, ha una macchina vecchia, dice non voglio stare a spendere 20 euro di tappi maggiorati, può fare anche una cosa del genere. Ci vuole 2 secondi, basta tagliare un tappo, fare il forellino, lo limiamo un po' con una lima, lo incastriamo dentro la gomma e poi colla a caldo dentro, fuori e vernice siliconica fuori e dentro. Quindi perfetto. Allora, qui attorno, adesso zoomo, andrò a dare del nastro nero. Non è nastro isolante, è del nastro che non attacca. Tagliamo un pezzo, togliamo la pellicola. Anche qui non attacca, guardate. Per farvi capire che non attacca, questa è solo gomma nera che allungandola è elastica. Adesso faccio vedere, faccio prima a farvelo vedere che a spiegarvelo. Vedete? La tiro e giro intorno. Guardate quanto si allunga. Il connettore è andato a battuta, però comunque non essendo originale dell'auto, compatibile con l'auto, rimane un po' scoperto e quindi noi mettiamo questa gommina. Ecco fatto. Almeno qui l'acqua non andrà a rompere le scatole, vedete? E poi ci sta semplicemente. Adesso ne mettiamo un altro pezzetto. Vedete, non attacca, però tirandolo e poi fermandolo sempre su se stesso rimane bello saldo. Guardate qui che lavorino. Tac. Questo adesso andiamo a chiudere un po' meglio, mettiamo un'altra striscetta e magari dopo possiamo passare anche del nastro isolante per maggior tenuta. Ecco fatto, ho messo il nastro isolante grigio, c'avevo questo, nero non ce l'avevo e adesso è tutto sigillato. Poi con la gomma che abbiamo messo prima l'acqua non penetrava nemmeno e il nastro isolante essendo più liscio farà scivolare l'acqua. Perfetto, meraviglioso, qui nemmeno entra l'acqua. Dai, alla fine tutto sommato non è venuto proprio male il lavoro. Ecco fatto.
Ho fissato il tutto qui con una fascettina. Qui c'è comunque un po' di cavo, non è tirato. E questa è qui che si muove, almeno non appoggia da nessuna parte perché comunque un po' scalda, anche se è alluminio, però un po' ne scalda, quindi l'ho lasciata un po' sollevata. Perfetto, adesso rimontiamo la batteria e poi passiamo a fare il lavoro al faro destro. Eccolo qua, qui ci si lavora un po' peggio. Andremo a smontare qualcosa anche qui. Allora, per quanto riguarda il faro destro, sono andato a togliere la scatola del filtro, quindi ho staccato questo connettore qui sul collettore di aspirazione, ho tolto la scatola del filtro che è fermata da tre viti, da tre bulloni, uno, due e il terzo che è qui. Eccolo qua. Una volta tolta tutta la scatola del filtro, ho abbassato questo e qui adesso faccio un po' di luce. Sono andato a togliere la lampada. Questo è il connettore e lì c'era la nostra lampada che adesso ho tolto. Ed ecco qua fatto anche il secondo tappo. Questa è la lampadina, qui all'interno del tappo, ve lo faccio vedere meglio, con tutta la colla nera torno torno, ricordo colla a caldo. L'ho messa un po' anche vicino al cavo, poi ho tirato il cavo, di modo che la colla a caldo, vedete, è qui intorno al cavo, quindi ho sigillato bene il foro. Poi ho messo la colla a caldo anche qui intorno, e poi spray bomboletta nera siliconica. Ed ecco qua il lavoro finito. Ci fa un baffo l'acqua a noi. Sì, mi fa una sega la pioggia all'uomo ragno. Perfetto. Non ci resta che montare il tutto e poi chiudere il cofano. E quando si chiude il cofano, ragazzi, è la cosa più bella che c'è. Perché? Perché vuol dire che abbiamo finito il lavoro. Guardate qui che maniere che ho. Prima usavo guanti, poi mi sono rotto le scatole, ho tolto guanti e le mani ora sono nere. Come il carbon. Ecco qua fissato il tutto. Lì c'è la centralina, il cavo l'ho appoggiato qui di dietro. Vedete? L'ho messo qui. Così. In questo modo. Adesso vado a fermare questo e rimane tutto lì di dietro. Perfetto. Qui non c'è bisogno nemmeno della fascetta, tanto rimane tutto fermo, non si muove niente. Perfetto. Una volta fermato questo, la centralina sta qui ferma, non si muove. Perfetto. Adesso amici, visto che i fari sono abbastanza opacizzati, però magari dal video si vede poco, ma vi posso garantire che i fari sono opacizzati molto. Vedete in che stato sono? Andiamo ad usare un prodotto che non vi dico quanto l'ho pagato perché sennò non ci credete, quindi vi lascerò sotto in descrizione il link per l'acquisto. Quando andrete a vedere il prezzo vi metterete a ridere. Infatti non so nemmeno se funziona, però ho voluto provare. Questo qui è un prodotto cinese acquistato su AliExpress. Vi ripeto, la cifra è ridicola e secondo me non funziona, però non voglio essere troppo pessimista. E niente, andiamo a provarlo e vediamo un po' come si comporta, se riesce a risolvere qualcosa oppure non fa niente. Visto la cifra, secondo me non fa niente, però proviamo. È del semplice polish, una bottiglina di vetro, sì, è vetro. All'interno troviamo una spugnetta, qui è più morbida e qui è un po' più dura, e questo pannetto. Andiamo a vedere questo polish come si comporta. Allora, dietro c'è scritto, meno male in inglese, non in cinese, se no il cinese chi lo sa, a parte anche l'inglese non è che me la cavi tanto meglio, però c'è scritto di pulire il faro a secco, asciugarlo e poi versare 8 gocce di liquido su un pannetto, anzi sulla spugna e passare, diciamo, sul faro. Magari se poi non funziona facciamo più passaggi, però proviamo a pulire il faro con il fulcrono, con uno sgrassatore, anche lo Chantecler va bene. Ecco, questo è uno sgrassatore normale, va bene anche per moto, vedete? Per carrozzeria, al profumo di Marsiglia. Quindi diamo una spruzzata, usiamo pannette che ci hanno dato loro. Ammazza, è uscito giallo. Passiamo un pannetto. Do un'altra spruzzata. Perfetto. È già asciutto, meraviglioso. Quindi lui dice di versare 8 gocce sulla spugna. Andiamo ad aprire. Bellissimo tappo dorato. Bello. Togliamo questo cappuccio. In plastica, forse si alza. Ecco, vedete? C'ho proprio il contagocce. Ne versiamo 8.
1, 5, 6, 7, 8. È andata anche qualche duna in più. Chiudiamo e passiamo. Qualcosa sembra faccia, però la spugna mi sembra troppo secca, quindi ci vado a mettere un altro po' di gocce. Magari le verso qui nella parte dove faccio più pressione. 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto. E ripassiamo. Naturalmente, amici, per lucidare fari questo non è il sistema, questo diciamo è per renderli un po' meglio. Ora vi ho detto, a me mi serve entro stasera la macchina, devo andare a fare un viaggetto e quindi gli do una passata al volo con questo polish e già migliora. Poi per lucidare un faro ci sono delle procedure da seguire, tanto avrete già visto anche altri tutorial. Bisogna grattare un po' la plastica con una grana sempre più fine, quindi portare via la plastica vecchia. Dopodiché passare il prodotto tipo una pasta lucidante, può dare del trasparente, ci sono delle procedure. Ora questo è per fare una cosa diciamo al volo, come si dice qui dalle mie parti, giusto per renderlo un po' più visibile. E devo dire che la plastica è molto meglio. Se vi faccio vedere la differenza con l'altro, c'è cioè una netta differenza. Non pensavo, sono stato un po' pessimista su questo prodotto, in effetti qualcosa ha fatto. Allora, questo è il faro dove ho passato il polish lucidante e questo è quell'altro faro. Guardatevi che differenza. Faccio vedere con il faretto, così illuminiamo. Questo è quello da fare, vedete come è opacizzato. Faccio vedere diverse angolazioni, almeno vedete il suo stato. E questo è quello che ho appena fatto, dall'alto, dal basso, di lato. Oh ragazzi, per quanto l'ho pagato devo dire che ha funzionato. Poi non so quanto durerà, magari domani mattina lo trovo di nuovo opacizzato, non lo so. No, spero di no, dai, però ha funzionato, dai, guardavi che differenza. Stasera con i fari a led e con i fari lucidati faccio giorno. Già solo pulendolo un po' si vede un po' meglio, però comunque rimane opaco, vedete la sua opacità. Adesso andiamo a lucidarlo. E 8, perfetto. E passiamo in modo circolare. Ne vado a mettere altre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come sono bravo a contare. Perfetto, anche questo faro è fatto. Niente amici, è arrivato a fine video, io spero il tutorial vi sia piaciuto. Nel caso qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, non esitate a scrivermelo qui sotto nei commenti e sarò pronto a rispondervi. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la, indovinate, campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi prossimi video che usciranno. Io vi saluto con il fischio come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!